Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games, episodio del sabato ore 12, classico ormai diciamo da qualche settimana a questa parte. Ve lo anticipo, poi diciamo ve lo dirò in qualche altro modo. La prossima settimana sarà l'ultima settimana in cui il canale diciamo posterà due video il giorno, una a mezzogiorno e una a 17. Per problemi di lavoro purtroppo non riesco più a diciamo a postare video come piacciono a me, due video al giorno come piacciono a me, quindi sono costretto a ridurre, e quindi questa riduzione del palinsesto, che la settimana prossima poi un episodio dedicato posterò, porterà ovviamente al diciamo al da qualche a qualche serie a dover avere uno stop o addirittura un allenamento, un annullamento, però questo sarà oggetto di un video dedicato. Oggi PES 2021, episodio di sabato. Mi scuso innanzitutto con chi segue il canale, che il canale in maniera diciamo assidua, e non sono tantissimi, però qualcuno c'è, e mi scuso perché giovedì non ho diciamo postato nessun video alle ore 12 del dedicato a PES. Perché? Perché ovviamente io mi sto riorganizzando, vedete anche l'inquadratura è un pochino diversa, mi sto un attimo riorganizzando, sono sempre in fase diciamo di sistemazione, però conto di essere pronto tra 3-4 barra una settimana, in maniera tale da avere ottimizzato video e audio. Sono sempre prove, quindi diciamo questo video potrebbe anche essere una prova, e magari nei commenti diciamo magari date le vostre informative al sottoscritto magari per migliorare. Detto questo, poi appunto magari poi vi dirò nello stesso video in cui cambieremo il palinsesto come sono organizzato, facendo vedere quella che è la postazione nuova che io sto approntando. Detto questo, oggi episodio velocissimo di PES, PES 21, quindi io ho postato lunedì scorso come in anteprima, prima dell'uscita, perché poi l'uscita effettiva è stata a mezzanotte di lunedì, di martedì, un video grazie a diciamo all'aiuto di un amico che appunto che fa parte dei social di Facebook, che mi ha gentilmente donato una sua partita, un tempo per dire la verità, che io ho commentato e avete visto più o meno, e tra le altre cose diverse persone l'hanno anche visto quel video. Oggi invece cominciamo l'avventura. A dire il vero, io ho già inserito alcuni dettagli all'interno della nuova formazione, e appunto in questo video faremo un piccolo riassunto e magari vediamo quali potrebbero essere diciamo gli aggiustamenti. Tanto la videata che avete visto è quella della Juventus, perché il sottoscritto ha acquistato la versione Juventus, non solo Juventino, ho cominciato magari con commenti su Juventino, no, perché a me interessava avere subito Cristiano Ronaldo, anche se poi magari nel corso ci sarà una marea di volti, di possibilità di poter prenderlo, però io lo volevo già da subito. Tanto questi sono i giocatori di risalto che possono essere acquistati con il giro di monetine, e sono Salah, Falcao, Richardson, Bergiu, Mandandana, che non conosco, Fabregas, e poi via via, tutti ovviamente in diciamo forma A. Noi di questi abbiamo Falcao, ma non è quel Falcao che comunque lo vediamo, è anche Castagne. Ok, andiamo avanti. Appunto 30 monete, sapete, avete visto, è la terza volta che entro sul gioco. Poste in arrivo, innanzitutto andiamoci a vedere cosa ci danno. GP 10.000 campagna, altri 10.000 GP, e tutto fa brodo. Allora non abbiamo, vediamo un po' la situazione intanto della squadra. Abbiamo 47.310 GP e incominciano ad essere qualcosa, e 2.730 monetine. La squadra, allora innanzitutto io ovviamente avendoci avuto più di 13 come si dice, più di 13 leggende, ho usufruito di 5 leggende come diciamo come gratis, quindi vediamo quali sono le mie leggende, e poi in base alle partite che uno ha fatto con MyClub ha ricevuto quelli che sono altri premi, e ora vi farò vedere. Ho speso anche qualche monetina nel diciamo quando mi sono collegato, perché volevo fare un video dove avevo già un qualche cosettina di base. A dire il vero, volevo fare un video dove diciamo da zero aprivo il pacchetto e vedevo, ma purtroppo per quel problema che vi dicevo organizzativo non sono riuscito.
Bene, andiamoci a vedere la nostra squadra. Innanzitutto avete visto già l'allenatore è Lastra, sconosciutissimo. Ho preso Lastra e poi c'ho il solito allenatore, quello tradizionale, vediamolo, così perlomeno questa la luce abbiamo Lastra e Sabatini, classico, quello ce lo danno diciamo di default, però Sabatini per il momento l'abbiamo messo dalla parte. Abbiamo preso Lastra perché gioca con un come posso dire, con una formazione sì, un pochino più simile a quello che è la mia idea. Ovviamente però al costo di gestione più basso di Sabatini, quindi è il più scarso di Sabatini. Allora, innanzitutto vediamo quali sono i giocatori. Già dalla formazione qualcosa vedete. Allora, la formazione per ora prevede in porta Sepe, dovrò migliorare, perché sì, è un giocatore di un certo tipo, ma dovrò migliorare. Poi, come giocatori, fra virgolette, d'elite, andiamoci subito a vedere le leggende, siamo riusciti a prendere Rijkaard, Frank Rijkaard come mediano, Nakata, io lo faccio giocare come centrocampista, ma è un trequartista, quindi lo sapevo già, chi segue il canale già avevo anticipato che molto probabilmente avrei preso Nakata, non mi sarebbe capitato. Poi Gullit, Ruud Gullit come altro, e poi mi sono entrati il nostro Karl-Heinz Rummenigge, che gioca come seconda punta, ma può giocare anche come prima punta. Poi Fernando Torres, che è anche lui è una prima punta, e poi, se non sbaglio, mi sembra che non c'è nessun altro, no, come leggende su quelli 5. Altri giocatori che ho preso in prestito Van Dijk, poi acquistato a titolo definitivo Roberto Falcao, non è Paolo Roberto Falcao, ma Falcao, che appunto però è versione 83, versione oro, non è quella versione, diciamo, palla nera. E poi via via altri giocatori che insomma sono entrati col giro di monetine, ma che hanno poca dimestichezza. E poi ovviamente ci abbiamo il nostro Messi, che per chi ha preso le versioni, penso, edizioni speciali o anche nella quella standard, per 10 partite è, come posso dire, è in prestito, quindi prestito 10 partite e il signor Messi. Ora, qual è il discorso? Io volevo, giusto per concludere, volevo fare provare la una partita volevo provare una partita contro il computer con questi giocatori, in maniera tale per vedere. Abbiamo spinto questa squadra molto bassa, 56, però volevo appunto con voi vedere, e così si dava anche un'occhiata a quelle che erano le nuove potenzialità provate, le nuove potenzialità del nuovo gioco, perché appunto noi l'abbiamo scoperta, però senza giocarci, quindi giocando magari insieme si andava a vedere quelle che potevano essere le nuove capacità del gioco. Allora, innanzitutto facciamoci una partita challenge contro il computer, e qui ci danno preparatore come premio, preparatore speciale 4000 per 2. Giochiamo contro il Livio sul medio, va bene, ma tanto a noi ora come ora ci interessa relativamente poco. Volevamo appunto fare una partita per poter poi permettere di dare un giudizio, ecco, quindi di quello che poteva essere. Siamo trasferta, ok, questa grande squadra, noi, ripeto, giochiamo con Sepe, Gabriel, Galetta, con Gre, Castagne, Rijkaard, Nakata, Gullit, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Lewandowski, quindi d'attacco molto 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 forte. Lasciamo perdere tutte quelle che sono le proprietà che possono essere cambiate, lasciamo giocare come vuol giocare l'allenatore. Ecco, mentre sta caricando, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale, vi invito a andare a fare un giro anche sulla pagina Facebook del canale, ovviamente DG Passione Games, e andarsi a iscrivere ai vari gruppi, tra i quali appunto PES Prepare Ormai, che comunque sta andando molto bene. Tanto vedete già con la nuova soluzione che la grafica, a mio avviso, è migliorata. Più che grafica, la velocità. Quindi un po' discorso nuovo PES, ma anche per la mia nuova organizzazione, vedete, mi va meno a scatti rispetto agli altri, quindi sono già contento. Allora, intanto vediamoci Rijkaard, intanto vediamoci partita già in corso di svolgimento. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Mohamed Salah,
Un giocatore che con la sua velocità può essere decisivo nella partita di oggi. Sarà determinante vedere come i suoi compagni saranno in grado di servirlo, soprattutto gli smarcamenti. Tanto che io a fare. Mi sembra, l'efficacia del suo questa gioco è la mia impressione, dipende molto che da questo, perché un giocatore la che palla giri in maniera attenzione, giri molto meglio rispetto a prima, cioè è molto più realistico il discorso della palla. Ecco, Cristiano Ronaldo, solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Lewandowski, lentissimo. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Dai, Lewandowski, ma cosa fai? Allora, parliamoci chiaro, sì, quindi il gameplay è lo stesso. Questo nessuno dice diversamente. Però a mio avviso mi sembra che il controllo palla e il giro palla sia diverso rispetto a prima, cioè più realistico. Pallaccio Lewandowski, mi sembra un po'. Sembra un sasso. Lewandowski mi sembra un sasso. Qua, questa è la mia impressione, ragazzi, mia impressione. Tanto vediamoci. Bravo. Nakata. Si fa avanti inter. Oh, che palo! Che traversa, madonna. Ah, Anna Gullit ci ha dato, ce l'ha appoggiato, ce l'ha appoggiato. Pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. C'è l'opportunità per il contropiede. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Non riesce a mantenere il possesso. Cristiano Ronaldo. Keita riconquista la palla. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Arriva Cristiano Ronaldo. Gullit. Lewandowski. È due ore che si tira, due ore che si tira. Se no, che ha fatto con Frank Reich? Primo gol di PG nel nuovo PES. È due ore che si tira, è due ore. Ok, Frankino Rijkaard debutta con un bellissimo gol. Ragazzi, è due ore che si tirava, si è preso la traversa con Rugulit. Ovviamente gli olandesini, che oramai sono super impressionati, però un bel giro di palle. Qui tiro, grande parata e poi di testa da Bomber. Ok, 1-0 ragazzi, cerchiamo di vincere così cominciamo un po' a ricreare la squadra che oggettivamente era molto ben prestante. Poi, già che appunto siamo in un momento magari alla fine del primo tempo, ve lo dico, di addio. Completamente fuori misura. Firmino è riuscito a tirare nonostante l'opposizione degli avversari. Dicevo, c'è un po' di coso, un po' di. Intanto ci danno già delle indicazioni. C'è un po' di fermo e della partita, anche se siamo al 24esimo. Ecco, con il gruppo Telegram che vi invito a. Ecco Lewandowski. Fa girare la palla, buono. Gullit può segnare. Ho sbagliato un piede. La mette in avanti. Bravo. Scodella in avanti. C'è un po' Lewandowski e un po'. Riprende il possesso. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cristiano Ronaldo. Ora Gullit, ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Dentro il pallone, teso. Ma che bua! Ci prova! Niente, dicevo appunto, comunque parecchi errori. Lewandowski è un po', deve un pochino forse, effettivamente ci hanno, diciamo, la finita tattica molto bassa, quindi probabilmente non è l'allenatore giusto, ma poi nel tempo magari lo cambiamo. Però mi sta piacendo. Dicevo, stiamo organizzando una serie di tornei, a dire il vero, non un torneo specifico, con i ragazzi del gruppo Telegram che fanno poi riferimento al gruppo Facebook PES per Xbox. Ora un nome preciso, ragazzi, abbiate pazienza, ma lo sbaglio, però lo troverete
nel link come collegamento a questo video. E appunto con loro organizziamo per Xbox, cosa abbastanza, come posso dire, più difficile, perché per il PS... Dicevo, per PS, cioè i gruppi, diciamo, di PlayStation sono molto più ampi. Stiamo organizzando, siamo una trentina di persone, spicciolo più, spicciolo meno, e stiamo organizzando diversi tornei. Ovviamente, cioè, sono tornei per tutti i gusti, da campionato italiano, campionato inglese, campionato olandese, quindi insomma, ragazzi, se vi interessa... No, tiro di piatto, bullet, si fa. Comunque, se vi interessa, appunto, nel link troverete il collegamento al gruppo, ok? Intanto però, diciamo che si sta dominando, oggettivamente, bullet ha sbagliato di piattone un gol praticamente fatto. Intanto, vediamoci. Arnold, lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Un passaggio deleterio. Ah! Bravo! Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Lancio lungo del portiere. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Ecco Lewandowski. Trova il compagno in buona posizione. No, che tiro è questo? Che tiro sega. Primo tempo, ragazzi, primo tempo dominato, ora voglio vedere, anche se abbiamo fatto un gol solo, ma abbiamo dominato. Infatti abbiamo fatto 6 tiri, di cui 4 in porta, oggettivamente abbiamo dominato. Facciamo entrare in campo, io direi di fare entrare in campo, ha messo Rummenigge, che voglio provare, Karl-Heinz, Rummenigge, e poi usciamo e Fernando Torres. Ok, così proviamo anche questi due giocatori, soprattutto Rummenigge, che mi piace moltissimo, anche se nella nell'altra un solo gol di ecco Rummenigge sta decidendo il match, trova il compagno in ottima occhio alla conclusione, la tira subito lui, trova subito la porta Karl-Heinz. Bravo. Qui può partire il contropiede. No, l'idea era buona, ma Fernando Torres lì è letto. Gomez. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bruno Fernandes prova a spingere sulla corsia di destra. Torres. Che golazzo di Torres, ragazzi, è una bomba questo lì. Che gol ha fatto, che gol ha fatto, ha scattato il giocatore e poi una sassata, bellissimo, bellissimo gol, ragazzi, bellissimo gol, fantastico. Che gol, rivediamola, questo va rivisto. Fernando Torres, bellissimo, che lecciata ci ha dato. Ragazzi, questo è da giocare titolare, guarda, qui, solito, poi, vedete, qui, scatta e poi sassata, boom, bellissimo, bravo, bravo, bravo. Complimenti a Fernando Torres, è una, diciamo, di quelle leggende che abbiamo preso, che io credevo fosse un po' scattina, però, ovviamente a noi ci manca un po' la difesa, Difesa energica, avvio. Passaggio sulla destra. Elegante. L'arbitro è chiaramente la rimessa. Ok, Castagne. Che anche lui Castagne deve giocare in un ruolo che non è suo. C'è la palla lunga in avanti. Era fallo l'arbitro. Meno male, meno male. Sanzionato dall'arbitro.
Munisce, no, non è da munire questo. È un'altra cosa un po', secondo me, farlocca, eh. Gli arbitri non hanno migliorato. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Giusto, giusto, che brutto lavoro, Minig. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. Palla oltre la linea, non ci ha creduto. No, era un po' di fallo di confusione. Dobbiamo giocare con Nakata, sì. Nakata, eh sì, ragazzi, non abbiamo altri giocatori. E quindi io per ora a centrocampo non ci abbiamo molto, perché a parte il mediano, poi abbiamo tutti i giocatori che sono quelli che di solito. Ecco un'occasione di contropiede. Fallo questo. Pallone lungo in verticale. Ottima pressione la sua. Palla no, è andato sulla palla. Fallo, guadagna calcio di punizione. Vai, andato sulla palla. Sulla palla, non sul piede. Gli arbitraggi fanno sempre schifo. A mio avviso, poi. Mia impressione. Decide di non rischiare. Torres, ecco Rijkaard, ciao, va più Roberto Firmino. Nakata riopera bene, vai Bruno, prova a verticalizzare, cerca lo speed, deve tirare. Bellissimo gol, chi l'ha fatto? Fernando Torres, doppietta di Fernando Torres. Ragazzi, mi tocca fare gol questo giocatore. Esagerato, esagerato. Grande, grande Fernando Torres. Gli ha dato una palla che poteva solo far gol. Però ovviamente Fernando Torres è veramente un grande giocatore. Rivediamo anche questo. Doppietta di Fernando Torres. Io direi di puntare per il momento su questo giocatore, perché Lewandowski e l'altro Cristiano Ronaldo stanno facendo un po' di delusione. Lui può darsi, però magari entrando nel suo tempo. Vediamo, vedi, qui ha dato un servizio a bacio, Luminig, e lui di punta proprio l'ha distrutto. Bene, 3-0, ormai questa partita penso che se non succede nulla l'abbiamo vinta, quindi debutto del canale per quanto riguarda PES 2021 con una vittoria, e ci tenevo oggettivamente, perché insomma alla fine se si perde... Gomez... Questo errore potrebbe esservi fatale. Occasione d'oro. Anche Ruminig. Era un passaggio questo, piano piano, presa di giro, ragazzi. Bellissimo questo gol, bellissimo. Hanno dubbicchiato come pochi. Bellissimo questo gol, bellissimo. Poi è andato piano piano, gli era andato. Giusto per farglielo passare da sotto. 4-0, ragazzi, grandissima vittoria. Rivediamolo. Vedi, gli ha rubato la palla Karl-Heinz Rummenigge e poi di piano, ha presa di giro quasi, grande, 4-0 Karl-Heinz in gol al debutto. Basta, vediamolo. Ora, quanto manca, ormai è finita, c'è sempre un po', c'è sempre un quarto d'ora, si può fare anche un altro gol, però non facciamo troppo. Se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Torres, Bruno Fernandes. Ecco Fernando Torres. Gullit. Siamo quasi troppo a palla. Gioca con un pallone lungo. Gomez era ben posizionato e intercettato il pallone.
Fabinho. Fabinho si guarda intorno. Virgil van Dijk. Wijnaldum. Jordan Henderson. Quanti passaggini. Prova a prolungare in avanti. 5 minuti ancora sul cronometro. Lungo passaggio in avanti. La palla viene rigiocata verso l'interno. Pericolo in area. Torres! Voleva. È un marca di stecca sul lui, eh? L'occasione per il contropiede. Nakata ci mette il fisico. E ha giocato male Nakata. Gomez. Il quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Prova la giocata di Fino. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ecco Roberto Firmino. Fa avanzare l'azione. Finito. Il lancio lungo. Ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita. Una grandissima partita, questo debutto. Abbiamo avuto la porta violata, c'è un po' di Premier, vediamo un po' tutto. Il Livorno ha messo in mostra tutta la qualità dei suoi effettivi. Vediamoci, innanzitutto le pagelle. Quanti tiri abbiamo fatto? 12 tiri in porta, di cui, anzi 12 tiri in generale, di cui 8 in porta. Passaggi riusciti 65 su 90, questo forse è un po'. Però abbiamo giocato molto bene. Allora, sì, effettivamente due coppie d'attacco, diciamo originali, chiamiamoli così, hanno fatto un po' schifo. Ovviamente Ferran Torres il migliore. Ok, andiamoci a vedere allora, andiamoci a prenderci il premio, poi sono saliti ovviamente, dov'è qui, dov'è? Fernando Torres è salito, molto esperienza, prossimo livello, 4200, osservatore, presa PT, non ci interessa, e poi punto, dov'è qui, 3, 5, quindi praticamente per poterlo confermare c'è tante cose. Ok, abbiamo preso un giocatore, abbiamo preso il preparatore di esperienza speciale, 4000 per 2. Ragazzi, io direi di chiudere qui il nostro, diciamo, uno su tre, bisogna prendere, sì, bisogna farne tre ragazzi per poterlo vincere, vabbè, comunque non l'avevo letto, cioè se te appunto vinci tre partite su tre, c'hai questo, o meglio, su tre partite ne vinci due, c'hai il preparatore di esperienza. Ok, comunque questo non ci interessa veramente poco. Quello che mi interessava è far vedere sul diciamo sul canale questo video per far vedere qual è la mia squadra e come gioca per ora la mia squadra. Ovviamente poi la costruirò, metterò dei miglioramenti, questo è poco ma sicuro. Però intanto abbiamo fatto il debutto con PES 2020. Debutto secondo me molto molto importante. Ora non vi dico altro che, diciamo, mettere un like se vi è piaciuto a questo canale, a questo video, e di iscriversi al canale. Andate a fare anche un giretto sui vari social di Facebook e in particolar modo sulla pagina PG Passione X. Al prossimo episodio. Ciao!